Fidanzate cacciate via per un abbraccio. È questa la denuncia resa pubblica all'interno della pagina Facebook nazionale LGBT News Italia, che da qualche giorno a Catania ha acceso i riflettori su un presunto attacco omofobo subito da una coppia di ragazze costrette ad abbandonare la spiaggia del Lido Azzurro, siamo al Viale Kennedy, in cui stavano prendendo il sole, scambiandosi qualche innocente effusione d'affetto. Cos'è successo quel pomeriggio? Allora, in pratica, innanzitutto io sono un'amica, non sono la diretta interessata. Mi hanno raccontato la loro versione dei fatti, che in pratica stavano solo abbracciate, una carezza, un bacio a stampo semplicemente. Le hanno notate delle signore che hanno fatto intervenire un bagnino che malamente gli ha chiesto di andare a fare le loro cose da un'altra parte. E poi le ragazze, ovviamente imbarazzate anche dalla cerca che si era venuta a formare con le persone qui al Lido, si sono sentite imbarazzate affinché appunto non hanno più avuto voglia di restare in uno stabilimento in cui tutti gli puntavano il dito e quindi hanno preferito andarsene. È stato creato un hashtag contro l'azienda, cosa ne pensi? Allora, io ho aderito, quindi diciamo, non sono una parte in causa. Bisogna spiegare però alcune cose, perché molti mi hanno accusato: ah, il Lido non c'entra, il Lido non c'è. Il problema non è il Lido che ha detto alle ragazze: ah, queste cose. Il Lido comunque è un'azienda che, se tu paghi, sei un cliente, ti deve tutelare quando ti comporti bene. Se non ti comporti bene è giusto, però se ti comporti bene e un altro cliente ti disturba, è giusto che venga tutelato il cliente. Secondo quanto riferito dalle giovani, pochi minuti dopo l'episodio di un innocuo bacio a stampo sulle labbra, un uomo della sicurezza si sarebbe avvicinato dicendo loro di comportarsi bene, invitandole inoltre a recarsi da un'altra parte per le loro cose. Da lì la tristezza, il rammarico, la denuncia, sino alla creazione dell'hashtag boicotta Lido Azzurro. Hashtag che in pochi giorni ha fatto eco da nord a sud in tutta Italia e che, oltre che su Facebook, ha fatto capolino anche su Twitter.